malissimo. Infatti. Bentornati, popolo di asciugoni sparsi per il mondo. Nello scorso episodio vi ho asciugati con la nostra esperienza con il Covid. Oggi tratteremo un argomento. Ciao! Oggi tratteremo un argomento che sempre con i germi ha un po' a che fare, ma non solo, Il nido! Allora, è successo che più o meno quando Teo aveva 9 mesi, io e Tommy ci siamo guardati nelle occhiaie e abbiamo convenuto che fosse arrivato il momento per nostro figlio di vagliare nuovi orizzonti. Era già molto grande, curioso, vivo, avido di stimoli, di esperienze nuove. C'è da dire che i giochini in casa veramente non lo attraevano più. Invece di giocare, faceva il giro del divano 800 volte al giorno, era alienato. E penso che se un giorno faranno il giro del divano disciplina olimpica, Teo almeno sul podio mi si piazza. Io veramente non sapevo più cosa inventarmi, fra maracas ricavate da bottiglie vuote e fagioli borlotti, pareti sensoriali appiccicate al muro di una tristezza unica, cestini dei tesori montessoriani che, credetemi, era molto meglio fare il giro del divano, e tutta una serie di altre iniziative e attività di poco successo che ho sempre cercato di copiare alle mammine educatrici, quelle brave su Instagram. Insomma, io ero arrivata fino a lì. Da lì in poi ci voleva un professionista a stimolarmi il bambino. Ma io dicevo per lui, cioè per il bene di Teo. Lui aveva proprio bisogno di interfacciarsi e di relazionarsi con altre persone, altri bimbi. Cioè, a me piaceva, io non potevo dargli tutto questo. Io l'avrei tenuto a casa, vicino, vicino, vicino a me, a stimolarlo per sempre. Tanto io mica avevo delle cose da fare, io. Mica mi interessava mezza giornata per me, Sono così selfish. Però il bambino mi andava stimolato. E quindi eccoci in un batter d'occhio a fare richiesta di inserimento all'asilo nido a gennaio. Inginocchiati davanti alla direttrice con un vassoio di sfogliatelle e una valigetta carica di mazzetti di dollari, a chiederle di inserire Teo al nido il prima possibile. Lei controlla bene le sue carte. Così. Dopo interminabili minuti. Miracolo! E senza bisogno dei pasticcini, a febbraio si sarebbe liberato un posto per la sezione dei più piccini. Quella sera io e Tommy abbiamo sciabolato un Franciacorta. Ma perché eravamo felici per Teo, L'avrebbero stimolato tantissimo. Falsi come una moneta da 3 euro. Il mese che ci separava dall'inserimento di Teo al nido sembrava veramente non esaurirsi mai. E io, con il pensiero che tanto di lì a poco lui avrebbe iniziato il nido e si sarebbe divertito un casino, avevo smesso di insistere con i miei art attacks bilenchi per stimolarlo e lo lasciavo fare il giro del divano in santa pace. Intanto, così per caso, avevo iniziato a buttare un occhio ai negozi vicino casa, così non si sa mai. Il 9 febbraio finalmente arriva e noi riempiamo il borsone di Teo. Lenzuoline, asciugamanini, bavaglie, pannolini, scarpine, cambi puliti, igienizzanti, carte firmate, permessi, assensi, liberatorie e poi un paio di snack, metti che gli viene fame. Tutto era pronto, alle 9 ci presentiamo davanti all'asilo per l'inserimento. Quella prima settimana chiaramente sarebbe stata un po' particolare perché noi avremmo dovuto accompagnare gradualmente l'inserimento di Teo all'interno della sua classe al nido. Cioè non funziona che tu porti al nido tuo figlio e lo molli lì il primo giorno di colpo. O meglio, lo puoi fare, però sappi che poi negli anni a venire forse dovrai pagargli un paio di sedute di psicologo. Il primo giorno sarei entrata io insieme a lui e sarei rimasta in classe insieme a lui e agli altri bimbi per giocare una mezz'oretta, ambientarci, conoscere l'ambiente. Non eravamo gli unici bimbi nuovi quel giorno lì, oltre a noi si stavano inserendo anche altri due bimbi insieme alle loro mamme. E tutte noi mamme avevamo negli occhi lo sbrilluccichio di chissà che il proprio figlio verrà stimolato. Allora, il primo giorno è andato alla grande. Teo era euforico, ha perlustrato ogni centimetro della stanza, si è messo in bocca ogni gioco, ha tirato i capelli a ogni bambino, insomma, un successo. Alla grande, ho pensato io, guarda com'è pronto! Secondo giorno è il turno di Tommy, quindi mezz'oretta insieme in classe a giocare e poi 10 minutini di distacco in cui Tommy sarebbe uscito, sarebbe rimasto lì fuori dal nido e avrebbe lasciato Teo da solo in classe a giocare con gli altri bimbi. È stato un dramma. Teo, al non vedere più Tommy, si è spaventato tantissimo, si è agitato da morire, ha iniziato a piangere e ha pianto disperato per tutti e 10 minuti. E la cosa non è certo andata a migliorare nei giorni a seguire. Ogni giorno gli proponevamo un distacco via via sempre più lungo, sempre più grande, ma Teo ci dimostrava chiaramente di non avere alcuna intenzione di rimanere in quel posto da solo. Fucsia in faccia, con le vene del collo gonfie e il moccolo fin per terra, il nostro
piccolo Hulk ci chiedeva disperatamente di essere prelevato da quel posto di sconosciuti. Ovviamente era l'unico a piangere. Gli altri due bimbi nuovi, felici come Pasqua, e se piangevano era perché Teo con il suo pianto li disturbava e li induceva a fare lo stesso. Noi eravamo un po' demoralizzati. Perché Teo faceva così? Gli mancava il divano. O almeno così ci sembrava. Ogni volta che lo lasciavamo in classe e lo salutavamo, tutti i bambini pacifici a giocare, e lui era l'unico che correva sulla porta e si aggrappava alle nostre gambe, scatenando così, facendo spesso, un pianto collettivo. Era il disturbatore della quiete. Alcune maestre ci confortavano, ci dicevano: tranquilli, guardate che è normale. Altre si informavano se non fosse più comodo un nido più vicino a casa nostra. No, scherzo. Ci dicevano che non era assolutamente l'unico a reagire così, che succede a tanti bambini, ma che prima o poi con il tempo si abituano e si tranquillizzano. Anzi, ci invitavano a salutarlo in maniera decisa, a non prolungare questi saluti all'infinito perché diventava una cosa straziante, ma a fargli un sorriso, dargli un bacino e uscire dalla stanza perché poi ci avrebbero pensato loro. Allora, un po' di scompenso emotivo ce l'ho avuto anch'io, madre friulana dal cuore di marmo, a lasciarlo lì a braccia sconosciute in mezzo a bimbi che non conosceva. Il fatto di voltarmi senza guardare indietro e non fargli un ciao con la manina da lontano mi creava del dispiacere. Sentimento che mi ha accompagnato per diverse settimane. Ma è vero che poi pian piano Teo si è abituato? Ma è vero che Teo pian piano, col passare del tempo, si è effettivamente abituato e le cose sono andate sempre meglio. E soprattutto al nido mi veniva stimolato tantissimo. Mille le iniziative del nido a cui io in casa non avrei mai saputo pensare. Musica, manipolazioni sensoriali, atelier di pittura, sessioni di giardinaggio, la stanza della motricità, il laboratorio di scienze, il circolo del punto croce, la briscola dopo pranzo, yoga e pilates, danza kuduro e gioco piscina. Fantastico! Ma fra tutte, l'attività che ha predominato in modo preponderante, un sacco di pre, con mia grande sorpresa, è stata una e una sola: la manipolazione del germe. Allora, forse era una specialistica del laboratorio di scienze, Matteo se l'è presa veramente a cuore, non si è perso una lezione. Ah, come mi ha manipolato lui il germe del catarro, del raffreddore, della febbre, della tosse. Medaglia ad honorem allo studente modello. La pediatra ci aveva avvisati, ci aveva detto: non preoccupatevi, all'inizio il bimbo è piccolo, non ha anticorpi, non ha difese immunitarie, quindi si ammalerà piuttosto spesso, è normale, abbiate pazienza, potrebbe ammalarsi anche ogni settimana, quindi tenetevi pronti. Poi, per carità, ci sono anche i bimbi più forti a cui va benissimo, non si ammalano mai, potrebbe essere il caso di Teo. Matteo poteva esimersi dall'ammalarsi ogni settimana? No, lui ci teneva proprio, Dal 9 febbraio ad oggi, Teo ha frequentato l'asilo. Una settimana sì, due no, due sì, una sì, una no, una sì, una no, due sì, due no, una no, una no, una no. Bello, Bellissimo anche dover stravolgere, cancellare, riorganizzare le nostre agende lavorative in base al germe della settimana. Ora lo mandiamo all'asilo e ci chiediamo: chissà quale microbo manipolerà questa settimana. Noi ci lasciamo sorprendere, non vogliamo spoiler, perché è così bello doversi reinventare sempre all'ultimo minuto senza i nonni vicino e la babysitter che ha già preso altri impegni e non te lo può tenere. È figo, sì. La volete una bella fake news? Ma quale laboratorio? Ma quale mercato? Il Covid è nato in un asilo nido. E con questa bella dose di ottimismo vi saluto dall'asciugona e tutto, vi do l'appuntamento settimana prossima. Mua! E fate i bravi, mi raccomando.